Unità di intenti per continuare a far sventolare in alto il vessillo bianco scudato, valorizzare i giovani nisseni e avvicinare sempre di più la Nissa alla propria città. Sono chiari i piani della dirigenza della Nissa Football Club, il nuovo sodalizio nato dalla fusione di Nissa e Atletico Nissa, il cui progetto è stato presentato nell'atrio della Biblioteca Scarabelli. Il neopresidente Sergio Iacona, insieme al direttore tecnico Antonio Emme e ai dirigenti Michele Savoia e Luigi Giorgio, ha delineato le linee guida del lavoro societario. Ripartiamo innanzitutto dalla unità di intenti, cioè è stata una grande avventura quella di riuscire a mettere tutti insieme quelli che negli ultimi anni hanno fatto calcio al Caltanissetta e una volta realizzata questa fusione, diciamo che ci sarà un programma per tappe, nel senso che noi non intendiamo alimentare eccessive illusioni, perché tra di noi non ci sono mecenati, non ci sono imprenditori con capacità economiche smisurate, ci sono semplicemente degli appassionati, degli innamorati della città che daranno vita ad un progetto che prevede delle tappe a breve, media, lunga scadenza, che riesca a entusiasmare la città, quindi entusiasmare i tifosi con gli abbonamenti, entusiasmare i professionisti, entusiasmare anche gli imprenditori sperando che ci diano contributi e sponsorizzazioni. Questo è appunto una unione delle forze per cercare di scaldare il cuore sportivo di Caltanissetta. Creare una squadra di impronta nissena che faccia divertire tifosi appassionati, ma senza fare il passo più lungo della gamba e quindi perseguendo obiettivi che non vadano oltre le reali possibilità societarie. I dirigenti si sono comunque detti pronti a valutare e ad accogliere le proposte e i contributi di chi voglia spendersi per la Nissa, pronta a vivere una nuova stagione nel campionato di eccellenza. La dirigenza ha sottolineato l'opera di mediazione del nisseno Vincenzo Cancelleri, che ha proposto l'idea della fusione tra le due società calcistiche cittadine per dare maggiore forza al progetto. L'idea nasce perché mi sono messo a rompere le scatole a mio fratello dicendogli che doveva fare qualcosa per la Nissa. Ho detto: se io ero al tuo posto, tutti i soldi che c'erano me li portavo a Caltanissetta per la Nissa. E insomma, lui ha lavorato e devo dire che è riuscito ad avere dei contributi degli sponsor che appena si ufficializzeranno poi saprete. E quindi mi ha detto: ora mettiti lì, divertiti e non mi rompere più le scatole.